Noi abbiamo una serie di opinioni, ma ovviamente prima di tutto dobbiamo capire se la richiesta che è stata fatta da parte dei partiti del centrodestra Berlusconi della candidatura verrà sciolta o no. Dopodiché, superato questo tema, vedremo se è in campo Berlusconi, come riuscire a provare a farlo vincere, se non è in campo Berlusconi, quale candidatura giusta può mettere in campo. Ma slitta ancora il vertice, Donzelli, di fatto non è stato ancora convocato. Come lo interpretate? No, no, il vertice credo che si vedranno a brevissimo, oggi stesso, quindi non è che non slitta niente. Senta, però non è che di fatto si sta già ragionando per di fatto, gli equilibri del prossimo di governo, perché sembra che di fatto la candidatura di Berlusconi sia ormai tramontata. State cercando in realtà di ragionare su prossimi equilibri? Guardi, Fratelli d'Italia no. Fratelli d'Italia ragiona sugli equilibri del prossimo governo dopo le elezioni e quindi auspichiamo a questo Parlamento che non è più in grado di gestire l'Italia, ci sembra evidente, finisca il prima possibile, si sostituisca presto il Parlamento. Dopo il voto degli italiani noi saremo ben felici di prendersi le nostre responsabilità di governo. Non Noi siamo abbastanza banali, ci sono scontati, accordi diretti, non, quindi per possibili. quanto ci riguarda, per noi no, ma poi se altri li vogliono fare, ma ecco, noi non parteciperemo a governi con il PD o con il Movimento 5 Stelle. Noi crediamo in una coalizione centrodestra, nella responsabilità degli elettori, alla necessità di ridare la parola agli elettori il prima possibile. Senta, ma c'è un po' di malumore all'interno del centrodestra, No. cioè Berlusconi comunque vi ha portato quasi all'ultimo giorno, prima del voto, per Ma scegliere la ancora riserva, non lunedì avete. è il primo voto, ci sono Scusi. tanti voti. No, non c'è nessun malumore, non c'è la massima tranquillità. Stiamo valutando, non è che tra l'altro siete tutti a vedere eventuali ritardi del centrodestra. Al centrosinistra non c'è proprio nemmeno la discussione sul nome, noi almeno Però stiamo non c'è un valutando se candidato un che nome. impalla, nel vostro caso c'è un candidato che è un po', insomma, C'è un'ipotesi di candidatura su cui stanno riflettendo e vedremo nelle prossime ore se andrà avanti, se farà un passo indietro, questo lo vedremo nelle prossime ore, ma almeno il centrodestra ha delle idee su cui sta parlando, dalle altre parti vediamo una nebbia fitta. Il centrodestra è compatto, non c'è nervosismo, non c'è amarezza, non c'è tensione, c'è un centrodestra compatto che valuta le prossime mosse e ha promesso di essere compatto per il voto al Quirinale, per la campagna elettorale delle politiche e per il governo che ci sarà dopo.